Ne parliamo con Fiorenza Sarzanini, che firma un articolo in merito a pagina 25 del Corriere della Sera. Fiorenza, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, intanto sempre grazie per accoglierci, Fiorenza. Grazie a voi, dunque, che mi chiamate. Dunque, qui c'è una vicenda che impariamo dal tuo articolo, che è relativa appunto a Martino, parlamentare del PD. Insomma, sembrerebbe che il Martino abbia minacciato il Lande per rapporto ad un recupero di denaro previa, altrimenti, l'intervento di alcuni magistrati nei suoi confronti. Com'è la storia, Fiorenza? Sì, minacciato, nel senso che Martino era uno degli investitori e appunto a un certo punto Lande dice, mi faceva pressione perché lui voleva disinvestire questi soldi e diceva che se io non gli avessi restituito i soldi lui avrebbe chiesto aiuto a questi ex magistrati dei gruppi parlamentari per fare una denuncia. Quindi diciamo pressioni sì, ma del tutto lecite, nel certo, senso che questa persona voleva i suoi soldi che evidentemente Lande invece non voleva restituirli, perché come poi appunto si è accertato li aveva investiti in altro modo o forse investiti per se stesso. Senti, e poi qui c'è veramente da prendere atto giorno dopo giorno in questa vicenda di cose veramente importanti. Abbiamo letto nei giorni scorsi per esempio di vendita di aerei, insomma è ad ampissimo raggio questa vicenda, dei tanti nomi che impariamo dai tuoi articoli così come da alcuni dei tuoi colleghi. Può riservare ancora sorprese secondo te? Sì, può riservare molte sorprese, innanzitutto perché ci sono delle liste di investitori che ancora non sono state rese note e quindi probabilmente ci sono altre persone truffate da questa persona. Ci sono altre che hanno dato i propri soldi all'Ande pensando di guadagnare e invece si sono ritrovati senza più il capitale. Avrà sviluppi perché lo stesso Lande ha ammesso di aver mentito quando diceva agli investitori che avrebbe scudato i soldi, quindi come vi ricorderete l'altro anno ci fu lo scudo fiscale, quindi chi aveva soldi all'estero pagando una parte delle tasse poteva far rientrare i capitali. Lande assicurò agli investitori che lui lo aveva fatto e invece adesso si scopre che probabilmente non è vero, cioè che lui in realtà questi soldi non li avrebbe per niente fatti rientrare in Italia e soprattutto non aveva denunciato il capitale estero, quindi queste persone qualora fossero trovati i soldi si ritroverebbero pure a pagare l'intera cifra, diciamo, delle tasse dovute per capitali all'estero, ma soprattutto avrà sviluppi perché la versione di Lande non convince affatto, anche questa storia del traffico d'armi, del traffico di aerei sembra, diciamo, una scusa che nasconde altro e dunque bisognerà aspettare le verifiche della Guardia di Finanza per capire che fine abbiano fatto questi soldi. A tuo avviso c'è un link con quell'omicidio di venerdì scorso? Di quella No, non può essere. Mi pare proprio che ci siano collegamenti. Ci potrebbero essere collegamenti per quanto riguarda l'investimento, cioè visto che Ceccarelli era una persona che si muoveva in questi ambienti potrebbe aver avuto contatti con qualcuno degli investitori o qualcuno dei reclutatori di Lande, ma che l'omicidio sia maturato in questo contesto, in questa storia, mi pare assolutamente escluso. Poi c'è da fare un'altra considerazione, questa è la mia Fiorenza, perché siccome mi appassiona questa storia quindi la sto seguendo proprio passo passo, e questi investitori in realtà poi per 20 anni hanno beneficiato dell'opera dell'Ande, no? Perché ci hanno guadagnato, io immagino. Non tutti, perché allora innanzitutto bisogna dire che in realtà questi veri investimenti spericolati cominciano nel 2000, cioè questa storia andava avanti da un po', però è nel 2000 che c'è il salto di qualità, cioè l'Ande capisce che può utilizzare un meccanismo truffaldino per cercare di fare lui i soldi. In realtà non tutti ne hanno beneficiato, perché poi mi pare di capire che nella maggior parte dei casi questi fossero, diciamo, soldi da investire appunto, quindi non è che servivano, quindi molto spesso, come spesso accade quando poi si usano anche le finanziarie eccetera, i soldi vengono messi lì, uno si informa di come va l'investimento però non è che sta lì a richiederlo, quindi io non credo che loro abbiano avuto chissà quali benefici, anche perché in questo Lande era molto bravo a dire che avrebbe reinvestito, fatto altri
diciamo, investimenti, fatto altri, in qualche modo altre operazioni anche sull'estero, quindi probabilmente la gente aspettava di riprendere i soldi nel momento in cui ne avesse bisogno, e infatti la cosa è venuta fuori quando è cominciata la crisi e molti avevano bisogno del contante. Senti, e questi receptors di denaro che rispondono al nome di Giampiero Castellacci di Villanova e Roberto Torreggiani, no? Sì. Sono poi coloro i quali portavano all'Ande la materia, i clienti. Ecco, la materia, esatto, per lavorare. Ecco. Sì. Questi rischiano tanto o in realtà meno dell'Ande stesso? Beh, no, rischiano tanto, rischiano uguale, perché loro adesso entrambi dicono che loro non immaginavano assolutamente, e bisogna dire che effettivamente, per quanto riguarda per esempio Castellacci, lui effettivamente ha investito in proprio, ha fatto investire la madre, il fratello, eccetera, quindi è anche possibile che inizialmente loro non si fossero resi conto che c'era una truffa sotto. Poi però appunto tutto questo si è tramutato nel fatto che anche quando gli investitori hanno cominciato a chiedere soldi e l'Ande non glieli dava, loro in qualche modo sono rimasti, tanto che poi sono finiti in carcere. Certo, senti, e da ultimo, mentre ti ringrazio, il ruolo delle banche, Fiorenza? Ma in questo caso al momento non è molto chiaro, nel senso che poi bisogna capire se l'Ande, come dice, usava le banche o se invece in realtà le banche erano solo transito. Dopodiché è inutile che ci stiamo a stupire, e soprattutto in tempo di crisi anche altre inchieste hanno dimostrato come le banche, pur di accaparrarsi clienti e liquidità, spesso facciano delle operazioni che non rispondono ai requisiti, ai canoni. Esatto, di, la legge, soprattutto per esempio per le transazioni in contanti. Se pensiamo che la legge vieta le transazioni in contanti superiori ai 5.000 euro, sì, capisce bene che le banche, diciamo che queste norme le aggirano spesso. Certo, e poi questa è riuscita a prendere 6 milioni di euro cash da dare ai piromalli, esatto, in 48 esatto, ore, si può capire, no? Si può capire. Fiorenza, grazie, buon lavoro, grazie, e sempre complimenti. Grazie, arrivederci. Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera.